Buongiorno ragazze e ragazzi e benvenuti in questo video Morning Routine. A vostra grandissima richiesta, finalmente vi mostro tutto quello che faccio al mattino. Prima cosa mi sveglio e do un bel bacino al mio cane Pupi e guardo un pochino i social, quindi subito Instagram. Mi raccomando, seguitemi se ancora non lo fate, mi trovate anche lì come Carlita Dolce, dove condivido tante belle foto e momenti della giornata. Poi mi inizio a vestire, insomma, a preparare per la colazione. Apro un po' la finestra e faccio areggiare la camera, dopodiché scendo giù e mi accingo a mangiare qualcosina per colazione, quindi approfitto in questo video per mostrarvi anche uno spunto per una colazione sana, healthy Carlita style. Innanzitutto ragazze, la prima cosa che faccio al mattino è prendere i miei integratori. Questi li trovate su carlitashop.com e ve li consiglio davvero tantissimo. Il succo di aloe vera e l'integratore di collagene. Da quando li prendo veramente mi trovo benissimo. L'aloe vera da bere aiuta tantissimo a mantenere la forma fisica e anche a sgonfiare la pancia e a migliorare la pelle. E il collagene anche serve tantissimo per la pelle e anche per i capelli. Inizio la mia colazione quindi vera e propria con un porridge. Stamattina ho preparato il porridge ed è una cosa che mi piace tantissimo, con i frutti rossi. È facile da preparare, è molto sano e sazia tantissimo, quindi ve lo consiglio. La mia solita tazza di tè e sono pronta per giocare un pochino con Pupi e per iniziare la mia routine della pelle. Eccomi ragazze, quindi sono in bagno, metto una bella fascetta, voi mi raccomando fate questa routine assieme a me. È un piccolo gesto, veramente sono pochi minuti, ma vi consentono di avere una bellissima pelle, senza impurità e senza imperfezioni. Ho scelto per voi dei prodotti che vi consiglio, soprattutto se avete impurità, quindi brufoletti, punti neri, e volete illuminare il viso e purificarlo. Ho utilizzato il detergente viso schiumoso, avete visto quello di Alchemilla, è ottimo. E poi faccio un leggero scrub con questo scrub all'anguria che è buonissimo, ragazze, ve lo consiglio. Comunque vi metto tutti i link dei prodotti che utilizzo nel box informazione sotto, così rapidamente li potete trovare. Comunque li trovate, lo sapete, tutti quanti sul mio shop online. Guardate lo scrub come è sfizioso, al contatto con l'acqua diventa una cremina che lascia la pelle morbida, pulita e luminosa. A questo punto una maschera in tessuto velocissima, 10 minuti in posa e la vostra pelle è subito luminosa, morbida. A me piace tantissimo farla, anche se non tutti i giorni, però 2-3 volte a settimana veramente l'adoro. Adesso utilizzo un idrolato come tonico ed è una cosa che consiglio anche a voi, soprattutto appunto per chiudere i pori dilatati della pelle. È veramente un rimedio naturale ottimo. Anche di questo vi lascio il link nel box informazione sotto. Sul viso mi sto trovando da Dio con questo siero uniformante antimacchia. Quindi sto facendo questa pulizia profonda della pelle per eliminare i segni, posto brufoletti, le macchie. Questo siero è ottimo. Subito dopo vado a massaggiare con la mia crema viso giorno all'aloe vera, anch'essa anti impurità e illuminante. Sul contorno occhi invece al mattino adoro utilizzare questo contorno occhi che ha questa sfera in metallo, vedete, che elimina subito le occhiaie. Un contorno occhi ai sali del Mar Morto, è veramente favoloso per sgonfiare gli occhi al mattino. Ho lavato i denti con il mio dentifricio sbiancante, che anch'esso vi straconsiglio, e il mio amatissimo balsamo labbra volumizzante alla canapa, che sa di cannella, adoro. E questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato e che amo tantissimo, quindi vi straconsiglio, e che trovate su caritashop.com. Adesso ragazze siamo al momento trucco, quindi innanzitutto vado a coprire eventuali brufolettini con questo correttore che è veramente portentoso. Dopodiché quest'altro correttore lo metto sul contorno occhi, quindi proprio come correttore anti occhiaie, mentre l'altro lo utilizzo anti imperfezione. Devo dire che con questa combo mi trovo benissimo. Sul viso utilizzo un fondotinta naturale e biologico che vi consiglio sempre perché è veramente ottimo, di Alchemilla,
che mantiene la pelle pulita, opacizzata e copre le imperfezioni. Io lo amo tantissimo. Fisso tutto con la cipria, sempre questa qua trasparente, opacizzante di Alchemilla. Anche dei prodotti trucco, vi metto tutti i link nel box informazione sotto. Sono dei trucchi che vi consiglio per una base quotidiana, quindi un trucco da giorno semplice. Così di solito mi trucco tutti i giorni, cioè faccio questa base, poi magari se ho un evento importante vado ad arricchirla, però questa è una base molto molto semplice di trucchi che vanno bene un po' per tutte. Quindi ho fatto il contouring con la terra, ho messo il blush, ho messo l'illuminante con l'apposito pennellino da illuminante e adesso mi dedico alle ciglia e alle sopracciglia con l'apposita matita. Ho messo anche la matita per gli occhi, quella nero intenso che mi piace tantissimo per risaltare proprio gli occhi, un po' di mascara volumizzante allungante e adesso mi dedico alle labbra, contorno labbra e vado ad applicare una tinta nude, quindi in questo modo mi dura tutto il giorno, è a lunga durata e mi piacciono tantissimo questi rossetti. Quindi ve la consiglio, in particolare questo colore, è veramente un nude che va bene con tutto. Vi scrivo il link nel box informazione sotto del video, è veramente un bellissimo rossetto e voi me lo chiedete sempre puntualmente, mi chiedete che rossetto ho utilizzato, il mio nude preferito. E adesso vado a mettere un pochino di siero, questo qua anticrespo districante, sui capelli. È veramente un mio must have per capelli, lo amo tantissimo. E un po' di crema mani profumata alla rosa, che è buonissima e serve tantissimo per mantenere le mani idratate e morbide. Questo è il mio outfit che ho scelto, molto molto sportivo, vedete il rossetto com'è bello? E ho indossato i miei nuovi gioielli, ragazze, da pochissimi giorni ho lanciato dei nuovi gioielli della mia collezione gioielli, in particolare gli orecchini che sono spessi e sono sia in argento che in oro e le collane monete che trovate in 3 modelli, sia in argento che in oro, li trovate tutti sul mio shop online, spero che vi piacciono, io le adoro. Io vi mando un bacio grande e vi lascio ai bloopers, ciao! Mi raccomando, non dimenticate di lasciarvi un pollice in su, i vostri like sono molto importanti per me e mi raccomando, se amate questo genere di video, mettete like, così ve ne faccio tanti altri. Grazie! La mamma è presente la malata. Che sottaggio! Tu se fai queste cose... Sto male, mamma. E me ne amori? Vi ho pregato, ragazzi, venite tutti su YouTube a vedere questo fantastico video. Mani in crudine, vero? Sì! Un pupi? Pupi? Pupi, mi fa? Devo fare questo. Sembra schifoso. Ma è fredda, è ghiaccio. Vabbè. Scotta.